psiche dintorni. Parlavamo prima dell'uso smodato delle nuove tecnologie, dei svariati pericoli a cui si possono imbattere, dunque al cyberbullismo, anche alla pedopornografia, di cui ne parleremo largamente nel corso del nostro appuntamento, e non dobbiamo, ecco, sorprenderci se poi i social network provano nei giovani utenti molta solitudine e depressione. In rete si può mentire, perseguitare, spillare soldi, essere aggressivi, diffamare e calunniare senza limiti. Sicuramente questi sono gli aspetti negativi a cui possiamo incorrere. Sì, sicuramente diciamo, l'avvento di queste nuove tecnologie ha, come dire, ha ridotto moltissimo il controllo sociale, cioè attraverso questi strumenti e quindi attraverso anche una forma di anonimato, e qui Francesco ci può essere d'aiuto, perché poi come si fa nella pratica, noi lo sappiamo sulla carta teoricamente, ma lui probabilmente ci potrà dare. Ci può illuminare questo aspetto, cioè nel senso attraverso questi strumenti, attraverso questa quella che dicevamo prima dell'identità virtuale, no? Che è anche contraddittoria perché è virtuale ma allo stesso tempo è molto reale, perché quando diciamo reale noi diciamo, lo diciamo perché incide nella vita delle persone, quindi no. Però è appunto una generazione che sono sempre online, non sono mai offline. E quindi questo sicuramente comporta tutta una serie di rischi. Abbiamo già visto così, anche se velocemente, quelle che possono essere le problematiche legate all'apprendimento, e Francesco ci ha dato qualche, come dire, qualche idea illuminante su questo, anzi più che idea, proprio ci ha fatto vedere la realtà, no? Quella dell'apprendimento un po' superficiale. Mi piacerebbe capire invece adesso quanto ci sia di anonimo dietro, quando noi ci mettiamo in relazione sociale con gli altri, attraverso questo strumento, come avviene, insomma, questo Questo chiedevate prima il motivo di questo anonimato. Io posso, per esempio, non è il mio caso, posso creare un profilo falso, posso liberamente scrivere una persona che può essere intelligente e può ignorarmi, però ci può cascare e può cadere in queste trappole di cyberbullismo. E quindi per esempio a scuola, per esempio, ci hanno fatto questa conferenza sul cyberbullismo e ci hanno fatto vedere cosa può succedere quando non si sta attenti a questo tipo Certo. per esempio il discorso dei profili falsi, appunto. Io mi creo il profilo falso e scrivo a questa persona. Se questa persona non sta attenta, io posso attirare questa persona in un luogo e posso avere cattive intenzioni, sì. Certo. Quindi da questo punto di vista la polizia postale sicuramente gioca un ruolo fondamentale. Ma è proprio questa possibilità dell'anonimato che produce poi tutta una serie di effetti abbastanza, diciamo, seri, no? Cioè, l'anonimato che cosa fa? Allenta quello che è il controllo sociale. Molto spesso certe cose non si fanno anche perché sappiamo che c'è un controllo sociale. Nel momento in cui c'è l'anonimato, quindi c'è questo schermo che ci protegge dal. E allora cadono veramente ogni forma di controllo, anche personale, per cui vengono fuori anche gli istinti peggiori. Quando noi sappiamo, specialmente a quest'età, che proprio la crescita e la maturità consiste proprio nel saper gestire questi aspetti che ciascuno di noi abbiamo, Quindi c'è una fonte di coercizione eh sì. sull'adolescente. Questo poi produce, magari ne riparliamo, non solo abbiamo parlato prima di cyberbullismo, io aggiungerei anche i cosiddetti il cyber sexual predator, come dire, che è un'altra piaga, per certi versi molto sottovalutata, questo degli adescamenti sessuali con minorenni. E ecco dove è il rischio, ecco il discorso che facevo prima del dialogo, cercare di fare capire anche. Non è tanto proibire quanto fare capire quali sono i rischi, soprattutto fare capire ad esempio come si fa un profilo. Io ho fatto dei seminari su questo argomento dove
ci hanno veramente spiegato quali sono le caratteristiche, gli elementi importanti nel costruire un profilo, dove, soprattutto le cose che bisogna evitare. Noi invece assistiamo a minorenni che mettono foto, ad esempio, molto equivoche, che ovviamente attirano l'attenzione di questi soggetti. Quindi sicuramente strumenti di grande utilità, ma con rischi enormi. Adesso ci troviamo di fronte, noi che poi che facciamo il diciamo il lavoro che faccio io, mi ritrovo costantemente di fronte a problematiche di questo genere. Quindi le agenzie educative dovrebbero giocare un ruolo fondamentale per educare l'adolescente, ma anche l'educatore, il genitore, la famiglia nella sua complessità. Sì, lui ci potrebbe dire, poi ha già detto in parte che a scuola ha ricevuto, no? Cioè da chi riceve informazione rispetto a queste questioni? Cioè hai detto già prima che un po' a scuola vi hanno fatto un seminario dove... Sì. Incontro, eccetera. E fuori dalla scuola, com'è che, come dire, ci gestiamo? No, quali informazioni ricevete rispetto ai rischi e ai pericoli del... A parte cercare di ragionare da soli, ci sono i genitori dietro che danno quel controllo giusto sul profilo. Per esempio, a me, io sono il profilo e me lo controllo i miei genitori. Quotidianamente mi controllano quello, le mie azioni, le mie la strada che faccio sul social network, giustamente. Ma tra di voi, ad esempio, ne discutete di queste problematiche? No. A scuola ovviamente non si fanno questi gruppi, come si faceva una volta un po', no? Questi gruppi di discussione, i cosiddetti, noi in termini tecnici, diciamo, li chiamiamo i focus group, cioè dei gruppi che... In questo caso il gruppo potrebbe essere una classe, nel caso della scuola, dove si prende un argomento e si discute su quell'argomento, ciascuno esprime quello che pensa, cosa, e ci si confronta su questo. Succede in questo caso succede con molte altre cose, ma non su questo argomento. Non succede sull'argomento di Facebook. Quindi diciamo che su queste questioni possiamo dire qualcosa passa nella scuola. Vengono prese con superficie. Ma qualcosa passa nella scuola, non c'è un sistema di educazione su queste... Cioè vi capita che vi fanno così, una tantum degli incontri, mi pare, di aver capito. Sì, ogni tanto vengono, ci viene comunicato di questi incontri, ci parlano dei rischi, però non è non ci ripetono magari quotidianamente di... Dico quotidianamente, ma non c'è diciamo una costante. Raramente succede. Raramente. Quindi noi abbiamo, in poche parole, insomma, Francesco ci... ecco perché dico la sua presenza, di cui ovviamente lo ringrazio anch'io, che per me è anche molto stimolante. Ma è lui che ci dice le cose, nel senso che poi di fatto su questi argomenti, su questi rischi, l'informazione non c'è. Beh, siamo come un po' sul problema della sessualità, no? Questa cosa straordinaria che presenta dei rischi e che nessuno ne parla. La scuola ogni tanto anche lì c'è qualcuno che arriva e parla di sessualità, ma insomma questo che dice lui ci può fare riflettere molto. E anche il discorso magari verso la fine, quando cercheremo di sintetizzare sul che fare è appunto il cercare di creare la discussione, di creare la cultura. E la cultura è questo, ma non è. Se invece loro non discutono mai di questo, non... sì, sentono parlare di cyberbullismo, di questo, di quello, ma di fatto non c'è una discussione vera e propria. Di questo però non faccio una colpa soltanto alle istituzioni, non faccio una colpa al presidente, non faccio non parliamo in termini di colpa. Faccio una colpa anche a noi studenti che non stimoliamo gli insegnanti, non gli diamo input ai professori, agli insegnanti, non diamo input di un incontro, di un viaggio di istruzione, proprio per istruirci praticamente su queste tematiche. Quindi
Da questo emerge che la scuola, la famiglia, gli educatori giocano un ruolo fondamentale perché ormai l'uso delle tecnologie fa parte della nostra cultura. È una nuova era, una nuova generazione, quindi cambiano anche le modalità, le strategie di intervento. Certo. Cioè, l'adulto deve stare al passo dell'adolescente. Noi abbiamo parlato di adolescenti, di giovani che stanno sempre al computer, però sicuramente questo si muove agli adulti. Sì, certamente. Non c'è dubbio che le agenzie, poi i posti dove gli adolescenti devono trovare formazione. Tra le altre cose, sicuramente, ma c'è la scuola e la famiglia, sono le due agenzie educative più forti, non quelle che in qualche maniera sono pregnanti rispetto alla trasmissione del sapere, dei valori, eccetera. Quindi, e che in questo senso dovremmo anche sottolineare il fatto che negli ultimi anni questo rapporto tra scuola e famiglia sempre si è scollato. E non c'è più una comunicazione diretta, non c'è più, come dire, una complicità tra famiglie e scuola rispetto all'educazione dei figli. E si è spostata molto l'attenzione sul piano della didattica, si è spostata molto l'attenzione sul piano dei risultati scolastici, per cui io, se mio figlio prende 9, 8, 7, sono contento, ma di fatto non ci occupiamo di altro, non ci occupiamo della parte emotiva, non ci occupiamo della formazione rispetto a una serie di tematiche che poi si ritrovano. Poi abbiamo dati, diciamo, come dire, epistemiologici molto, molto gravi, perché abbiamo un grandissimo numero di adolescenti che stanno male. Quindi l'offerta formativa non deve basarsi soltanto su un rendimento scolastico, sui progetti da fare al computer, perché ci sono dei seminari che istruiscono l'adolescente a utilizzare il PC, ma l'offerta formativa a questo punto dovrebbe spostarsi anche a imparare, Certo, a ma colloquiare vis-à-vis con sì, ma io ribadisco il fatto che è inutile che noi diciamo a loro questa cosa fa male, perché pure nei pacchetti di sigarette c'è scritto che il fumo uccide, ma gli adolescenti che cominciano a fumare, non è che si fermano rispetto a questa comunicazione. Quando sono state fatte le campagne contro l'alcol, contro le cose, queste campagne di sensibilizzazione sono rivelate fallimentari proprio per questo motivo. Cioè non è dicendo loro guardate che questo fa male che noi. Il lavoro da fare è altro, è questo del confronto, del dialogo, dello stimolare all'interno della scuola e della famiglia la discussione di queste cose. Cioè se noi pensiamo all'interno delle famiglie quanto poco si discute di questo e di altro, devo dire, no? Però si discute molto poco. Cioè in genere la discussione su questi argomenti è legato esclusivamente al rimprovero, alla proibizione, non è mai legato al dire a un ragazzo giovane cosa ne pensi, per confrontare poi e da lì partire col dialogo. E io credo che questo sia io continuerò a battermi sempre su questo argomento, ovunque vado, ovunque partecipo a discussioni più o meno pubbliche. Mi batto sempre per quest'idea del dialogo e di un confronto anche fatto di amore. Cioè io discuto con te di questo problema perché ti voglio bene, no? Perché e anche questo è un trasmettere amore, non è, se si crea questo clima all'interno della famiglia e della scuola, probabilmente si riducono questo. Lui dice, spizza, a un certo punto l'obiettivo che noi dobbiamo avere è portare via più che possibile i ragazzi davanti a questi strumenti. Ma come li porti via? Questo è un altro problema che ci poniamo. Non dimentichiamoci un fatto, che i computer e questi strumenti sono diventati come erano una volta la televisione, spesso sono del babysitter. Non dimentichiamo che un aspetto anche molto importante è quello che quando i bambini sono piccolissimi, i genitori spesso utilizzano questi strumenti per tenerli buoni. Quando sento frasi come a dire si è seduto davanti al computer e non si è mosso,
A me vengono i brividi. Un bambino, un ragazzo deve muoversi, deve essere argento vivo, non può essere. Questa, sì, lo mettiamo davanti alla televisione con il cartone, davanti al computer, via via, addirittura adesso già 2 o 3 anni hanno già i tablet, no? Se noi questi li utilizziamo per tenerli buoni e quindi per, come dire, alleviare la nostra fatica, perché ovviamente è anche dialogare è anche fatica. Prendiamo in esame un caso tipo un adolescente piuttosto timido, riservato, chiuso, a volte introverso, si trova di fronte a un computer, quindi costruisce la propria immagine e incomincia a creare delle situazioni particolari, a essere il contrario di quello che è realmente, quindi aggressivo, magari spavaldo, e dà vita a quello che abbiamo parlato prima di cyberbullismo, ma anche di creare degli sviluppi deleteri non solo per l'adolescente, ma anche per chi legge. Essere aggressivo con il suo compagno di scuola, ma anche con confrontarsi con adulti con dei toni idonei. Certo, noi non dobbiamo mai dimenticare che l'aggressività è un'energia che abbiamo, il problema è come la utilizziamo, no? L'aggressività di per sé non è un fatto negativo in assoluto, no? Aggressività, tanto per intenderci, deriva da ad più gradior, che in latino vuol dire andare verso qualcosa. L'aggressività è quella che invece ci fa anche ottenere risultati, quindi non è di per sé negativa. Io parlerei in questi casi di aggressività distorta. Questa aggressività distorta avviene grazie anche allo schermo dell'identità virtuale, come dicevo prima, no? La possibilità di non avere più il controllo, la possibilità di esprimere, quindi l'aggressività, anziché utilizzarla come energia vitale, no, viene utilizzata al servizio delle proprie debolezze, delle proprie manchevolezze. Questo poi produce effetti, produce l'effetto anche del cyberbullismo, perché il cyberbullismo nasce anche sul fatto, come diceva Francesco, non ci ha spiegato, del profilo anonimo, cioè, no? Niente sapendo che poi di anonimo non c'è quasi mai, perché quando succede. Io devo dire che nella mia attività suggerisco sempre al genitore di denunciare immediatamente e assolutamente. Molto spesso il problema viene ignorato, viene sottovalutato questo del cyberbullismo. Non so se Francesco su questo è d'accordo o meno, nel senso che molto spesso accadono degli episodi che sembrano banali, eccetera, ma che non lo sono. Non so nella tua esperienza se questo ti risulta, insomma. Sì, molti genitori lo sottovalutano e lasciano correre, però poi si rendono conto che giustamente hanno sbagliato. Quando per esempio, come dicevo prima, del profilo, si incontrano queste persone malintenzionate e poi i genitori parlano con il senno di poi, cioè, perché se io avessi... Certo. Sì, non c'è dubbio, no? E questi aspetti vengono sottovalutati dalla famiglia e dalla scuola. Molti esempi di cyberbullismo vengono ignorati, insomma, vuol dire, c'è una superficialità nel dare questo problema. I dati però ci dicono il contrario. Come dicevo prima, in questi giorni nel giornale nazionale c'è l'allarme, addirittura c'è il caso di, che dovrò in questi giorni cercare di approfondire. C'è una specie di decalogo scritto da studenti come te. Hanno fatto una specie di decalogo in 14 punti di come difendersi da queste problematiche, di come utilizzare questi strumenti in maniera corretta, in maniera che ci possa essere utile. Cioè, quando dico utile intendo dire per crescere, per diventare, come dire, per allargare i nostri punti di vista, per allargare la nostra esperienza, perché loro in questa fase, a quest'età, sono come carta assorbente, tutto quello che è come spugne, e purtroppo la spugna, se la mettiamo nell'acqua pulita, assorbe acqua pulita, ma se la mettiamo nell'acqua sporca, assorbe acqua sporca. Sicuramente il cervello si
si deturpa con il passare del tempo. Sì, certo, sì, poi... Ecco, un adolescente a 15 anni che sta in media a computer 11-12 ore, a volte anche 15, senza avere un controllo equilibrato da parte delle agenzie educative, dalla famiglia, come può arrivare a 30 anni, 40 anni? Ma parliamo non solo dei giovani, ma anche degli adulti. Sì, in questo senso dovrei richiamare un aspetto, no? Che è l'aspetto della personalità. Cioè, la personalità di ognuno di noi si forma come attraverso una serie di cose che succedono, ma allora, si formano da una serie di elementi, no? È vero, c'è un elemento genetico, però poi c'è un elemento ambientale, che sarebbe l'ambiente dove noi viviamo, no? Quindi la famiglia, gli amici, la scuola, eccetera. E poi c'è il terzo elemento che concorre alla formazione della personalità, che è quello che gli inglesi chiamano gli accidents. Quando nella vita ci succedono delle cose che sono non previste, come non so, dico, un bambino piccolo che perde un genitore, quello è un'accidenza, ma quello incide poi sulla personalità, no? Ora, ovviamente tutto questo, questo utilizzo così, secondo me, sottolineo il termine che avevo utilizzato, di smodato, sicuramente incide nella formazione della personalità. Questa incapacità poi di confrontarsi emotivamente con gli altri incide sulla personalità. Questo non avere il controllo di sé, quindi non mediare le proprie tutto ciò che abbiamo dentro attraverso appunto lo schermo dell'anonimato dei social network, incide nella personalità. Ci ritroviamo poi con adulti che non sono in grado di governare la realtà. Io certe volte mi soffermo, se noi facciamo un po' di conti, no? Nella nostra società ci rendiamo conto che dovremmo lavorare molto su questo, perché ad esempio noi abbiamo milioni di persone che utilizzano tranquillanti, antidepressivi, quindi che utilizzano psicofarmaci. Abbiamo migliaia di persone che sono tossicodipendenti o dipendenti delle nuove dipendenze. E quindi voglio dire, c'è un reale stato di malessere, di disagio, e ci ritroviamo in una società in cui gli adulti sono immaturi, dove ad esempio avviene che gli adulti diventano, no, diceva prima Francesco a un certo punto il genitore, che no, a volte i genitori diventano figli e figli genitori, dove si perdono i confini dei ruoli all'interno delle famiglie, ma se mi consentite, si perdono anche i confini dei ruoli all'interno della scuola, perché questo è successo negli ultimi tempi, l'autorevolezza degli insegnanti non c'è più. E non è diventato professore. Cioè dove l'insegnante per tenere a bada gli alunni devono fare una fatica enorme, non riescono ad imporsi, con autorevolezza non c'è bisogno della, no? Hanno ovviamente qualche eccezione, quelle persone che sono dotate di spirito empatico, di capacità comunicativa con i ragazzi, allora i ragazzi lo percepiscono, credo, sì. E si comportano in un altro modo. Io credo che tra tutti gli insegnanti un po' la fate la differenza tra chi è capace di essere autorevole, ma l'autorevolezza gli deriva anche dal modo di esprimersi, ma dal modo di rapportarsi, e deriva da quello che io continuo a utilizzare questo termine ormai così desueto, dall'amore che c'è nel tempo, no? Che è la base di tutto. I ragazzi se ne accorgono se l'insegnante va a scuola con amore o se va... Sì, o se va per sbagliare. Quindi, in questo senso, ecco, bisogna veramente lavorare molto su questo. Io credo, mi viene in mente il fatto, ad esempio, hanno coinvolto in un incontro, in un seminario per l'8 marzo, per il discorso delle donne, no? E torna sempre lo stesso tema, lo stesso argomento della violenza contro le donne, no? Allora si cercano le soluzioni più varie, ma io dico che la soluzione passa attraverso cominciare a insegnare ai bambini che tu hai davanti una persona, non hai una donna, un uomo, un gay, un genere, hai una persona. Se non passa questo, come dire, questa cultura, noi ci troveremo sempre di fronte a questo
E anche qui vige la stessa cosa, se non passa la cultura della persona, del rispetto, non lo risolveremo mai. Ci sarà sempre il cyberbullismo, ci sarà sempre il cyber sexual predator, abbiamo lo stalking, avremo tutti questi fenomeni, fino ai fenomeni gravissimi dei suicidi, delle aggressioni violente, degli omicidi. Quindi è fondamentale la funzione educativa, sempre. E a questo riguardo, che cosa si dovrebbe fare per fare un riassunto di quello che è l'argomento fondamentale di oggi, l'utilizzo delle nuove tecnologie? Sì, io direi, non so Francesco, una domanda proprio così, ma a dire, dice, ma tu cosa hai bisogno, cioè cosa vorresti, no? Noi diciamo il sistema educativo, cosa dobbiamo fare, ma spesso ci dimentichiamo di chiedergli cosa vogliono, cosa hanno bisogno, no? E poi noi sì, possiamo fare molto teoria. Se uno ti chiede cosa hai bisogno a scuola, cosa hai bisogno, no, di... Prima delle scuole, per esempio, prima degli insegnanti, prima delle istruzioni didattiche o l'insegnamento della vita? No, tutte e due, perché poi la scuola, no, sì, hai colto bene, non intendo solo l'aspetto didattico, perché la scuola dal mio punto di vista, ma non solo dal mio ovviamente, deve, come dire, fare crescere la persona. La persona cresce attraverso il sapere, ma anche attraverso la capacità di esprimersi, di esprimere le proprie emozioni, di sapersi relazionare, quindi anche dal punto di saper affrontare la vita. In questo senso, sì. Ecco, ti chiedevo cosa secondo te c'è bisogno noi, per affrontare la vita. Cosa la scuola dovrebbe in questo caso dargli? Cioè? Dagli un esempio, esempi pratici, quotidiani. Esempio, faccio l'esempio di oggi. Oggi che è successo di avere ricorsi dalla busta del recupero degli insegnanti. L'insegnante non per venire a insegnare, la nostra insegnante non per venire a insegnare, perché non era quella della stessa insegnante, un'altra esterna. Sì. Per venire a insegnare a noi, lei non si sa pagare. Non si paga i costi di recupero, fa gratuitamente, però anche proprio perché ci viene a noi, quindi già questo, come diceva lei prima, si capisce la professoressa quanto ci viene, questo è un esempio. Quindi avete bisogno di esempi proprio di... Sì, esempi quotidiani. Sì. Quindi un maggior accorgimento da parte del personale educativo agli alunni. Sicuramente questo è un fattore molto importante. Sì, hanno bisogno di vedere figure che dimostrano nella pratica, non solo a parole, no? Sì, questo è vero. Una domanda che vorrei fare. Preferisci una gita fuori porta o una lezione al computer? Una gita fuori porta. Perché? Prima di tutto per conoscere meglio il mondo, per educarci al di fuori sempre l'ambito scolastico, ma educarci al di fuori l'ambiente interno della classe, della scuola. E ecco perché la lezione al computer non servirebbe, per semplicemente anche per l'allenamento didattico. Ma il computer e lo smartphone lo lascia a casa o lo porti con te? Lo porto. Beh, quello non può mancare. Ma il problema non è portarselo. Il problema è appunto l'utilizzo, il problema è come... E secondo me il problema grosso, come dicevo, è proprio per essere molto pratici, ma molto concreti, è ridurre l'uso. Ridurre l'uso. Oltretutto ci sono problemi anche di ordine medico, perché sappiamo benissimo che i cellulari portano con sé delle onde elettromagnetiche, insomma c'è un inquinamento elettromagnetico molto, molto forte, che secondo anche certi studi sono anche dannosi, insomma, su questo. Quindi è l'utilizzo e il privilegiare altre cose, no? All'utilizzo costante di questo. Sicuramente quando dicevi un po' il discorso della...
Io credo che ci debba essere veramente una. Allora, noi dobbiamo prima fare un'operazione, prima sensibilizzare chi deve fare queste cose. Perché la scuola, la famiglia, eccetera, gli adulti non è che sono molto sensibilizzati a fare questo. E poi diremo anche il che fare specificatamente, perché poi noi, essendo tecnici, diciamo, no? Essendo occupati di queste cose, dovremmo anche essere quelli che indichiamo alla scuola, ai genitori, eccetera, il che fare, ma nella maniera più, no? Quindi dobbiamo prima sensibilizzare tutti a fare sì, a capire che questo è un problema molto serio, che da qui a qualche anno diventerà un problema gravissimo. Gravissimo di dipendenza, attenzione. Perché i dati sono allarmanti, l'aumento è veramente spaventoso, no? Sicuramente questo è un problema. E questo fa pari con altri problemi che sono sottovalutati, la dipendenza dalle macchinette, dalle... No, poi immaginate che ci troviamo di fronte a un problema di una gravità estrema e lo Stato aumenta queste macchinette, no? Non sei... No. Quindi c'è da fare molto sul piano della cultura generale rispetto a questi problemi. Poi ci sono tutta una serie di cose che dobbiamo fare per preservare i ragazzi da tutti questi rischi. Perché cominciamo, se noi cominciamo per ordine, quando partiamo da quello che fosse quello meno trattato, quando diciamo che dobbiamo educare, dialogare con loro su come, ad esempio, entrare dentro i social network, quindi come si fa il profilo, quando diciamo che, specialmente minorenni, non mettere sul profilo foto che possono dare adito a, insomma, foto o scinto in posizioni particolari, o comunque evitare questo tipo di foto, evitare di dare molte informazioni su se stesso, sul profilo. Quindi queste sono delle indicazioni che quando a scuola vengono la polizia postale, cose danno solo il minimo di... No. Io direi altro, però. Io ad esempio una cosa su cui prima avevo un po' qualche... Però siccome ormai, dobbiamo dircelo, davanti ai social network non si arriva, come dice la legge, a 13 anni, si arriva molto prima. Ma ci sono ragazzi nativi digitali, cosiddetti. I cosiddetti nativi digitali, che insomma sono nati già con queste cose, che in qualche maniera sono venuti a contatto quando ancora prendevano il biberon quasi. Ma io ad esempio i genitori, il fatto di, specialmente se viene fatto dall'inizio questo lavoro, funziona molto di più, cioè fin dall'inizio, fin da quando sono piccoli, di controllare. Perché se non lo si fa mai, poi lo si controlla quando hanno 15 anni, 16 anni, questo atteggiamento del genitore viene visto come un'intrusione, come un atteggiamento intrusivo nella vita del figlio. Se invece questo viene iniziato subito, questa è una regola, io devo accedere e controllare, fino a un certo punto ovviamente, poi sono... Quindi un maggiore controllo da parte dei genitori, non c'è dubbio. Introdurre, il discorso di introdurre la materia di informatica, ma in questo senso nelle scuole, cioè dare quasi un patentino, perché io non capisco perché per guidare la macchina io devo prendere la patente, ma per navigare su internet no. I pericoli che ci sono con la macchina, cioè sempre pericoli sono. Quindi dare in qualche maniera una formazione, una specie di patentino, dove tu impari, è vero, a navigare, a fare, a dire, però devi anche essere cosciente, come succede con la macchina, essere cosciente i pericoli e i rischi a cui vai incontro. Quindi questo è un altro... fornire delle linee guida ai genitori, ma anche alla scuola. Anche alla scuola. Ma io insisto sull'elemento della discussione, insisto sull'elemento del dialogo. Io farei questi gruppi di discussione all'interno della scuola, ma proprio perché è interessante il fatto non tanto che loro si siedano lì e c'è l'esperto che va e gli dice tutto. Credo che invece sia interessante discutere tra di loro, con ovviamente un conduttore di gruppo, no? Però credo che bisognerebbe stimolare all'interno della scuola, in questo caso, perché poi è il posto dove riusciamo a raggiungere più ragazzi possibile, no? Cominciare invece a discutere di queste problematiche,
devono essere loro anche a, non possiamo pensare di dire solo noi dobbiamo essere molto, ascoltare molto quello che loro pensano. Quindi creare una formula interattiva, sì, tra gli studenti, dei forum di discussione su determinate tematiche, che siano il tema delle nuove tecnologie, il tema dello stalker o del cyberbullismo. L'importante è creare un'interazione tra l'adolescente e l'educatore, sicuramente, cioè, è fondamentale. Sì, noi dobbiamo, come dire, dare loro l'idea che sono loro stessi ad operare, sono loro stessi ad autoregolamentarsi. Quindi accendere la loro curiosità. Sì, perché se loro non si autoregolamentano, se non deriva da loro, se non interiorizzano queste cose, noi possiamo dirgli qualunque cosa. Ma mi viene in mente come quando, molti anni fa, c'era il problema della droga, che era molto di moda allora, adesso non se ne parla più, e c'è lo stesso, comunque. Allora, a un certo punto io ho esordito in un convegno, tra l'altro ho avuto una forte discussione con un gruppo di Comunione e Liberazione, mi ricordo, perché io esordì dicendo che la droga produce piacere, no? E mi hanno attaccato dicendo che io in quella maniera, come dire, stimolavo ai ragazzi, utilizzatela perché provo il piacere. Ma non dire questo è come, come dire, mettersi la testa sotto la sabbia. Perché viene utilizzata la droga? Per un'emozione. Ma perché produce piacere? Perché è una cosa piacevole, perché se non fosse piacevole nessuno la utilizzerebbe, no? Dire questo non vuol dire, è come dire, utilizzare gli smartphone, i tablet, eccetera, è una cosa bella, cioè non è una cosa brutta. Si possono fare tante cose carine, interessanti, non so, chi è appassionato di fotografia può lavorare le fotografie, li può condividere, ci sono tantissimi modi anche creativi di utilizzare questi strumenti. Però di fondo uccide l'immaginazione. Sì, però se li utilizzano in maniera creativa, perché questo è il punto. Il punto è tradurre l'utilizzo passivo, tradurlo in un utilizzo invece creativo. E il segreto è lì. Se noi riusciamo a fare questo passaggio, allora riduciamo moltissimo questo tipo di problemi, no? Però dobbiamo fare capire che questi sono problemi che non possiamo trattarli così, come se fosse, no? No? Che magari è più importante pure Juventus Napoli di sabato, no? Quindi creare una rivoluzione culturale, sì, che da prima acchito sembra difficile, però con la sensibilizzazione, con la promozione di valori buoni, giusti e genuini, sicuramente questo può accadere grazie alle agenzie educative e in particolar modo alla famiglia, di stare al passo con l'adolescente. Quindi il nostro discorso ovviamente non si rivolge soltanto ai giovani, ma anche al mondo degli adulti. No, perché una cosa, ecco, ma colgo questa battuta, non so se Francesco, per dire una cosa, noi parliamo sempre di voi, no? Di voi ragazzi, di queste cose, ma questo problema di cui stiamo parlando riguarda pure gli adulti, perché l'utilizzo dei social network o di WhatsApp o di tutte queste cose nella maniera smodata, cioè, lo fanno anche gli adulti, anzi devo dire che gli adulti veramente diventano a volte veramente alienanti, cioè in un modo, no? Quindi questo non è che sia un problema solo dei ragazzi, no? È un problema dell'intera società. Che se, io notavo una cosa ieri o avantieri, non mi ricordo, in questi giorni vedevo delle immagini del Parlamento e mentre parlava un parlamentare c'era l'inquadratura da sopra e tutti i parlamentari inquadrati, ma dico tutti, erano col tablet o col telefonino. Chiaro, cioè, esempio di poca concentrazione all'argomento. Allora sì, credo che ci sia bisogno di una serie di cose, c'è bisogno, almeno per quanto mi riguarda, col lavoro che faccio, io adesso in questo momento sto facendo un progetto per i genitori di una scuola materna e scuola elementare. Ci incontriamo una volta al mese per tutto l'anno, quindi tutto l'anno, ci incontriamo una volta al mese per affrontare queste cose, compreso l'ultima volta abbiamo proprio nel mese di gennaio abbiamo affrontato questo problema di cui stiamo discutendo stasera.
quindi vanno formati i genitori, cercate di fare capire ai genitori quali possono essere i danni a volte che avvengono senza che noi ce ne accorgiamo. Lo stesso va, quello è per genitori e insegnanti pure. Fare capire agli insegnanti, quindi cominciare a diffondere negli adulti questo tipo di cose. Poi bisogna allenarli a come dialogare con loro. Non mi pare semplice. No? Oggi abbiamo discusso un argomento molto importante, interessante, che ci prende perché viviamo nella società moderna. Sicuramente quello che abbiamo compreso è che dobbiamo stare al passo con i cambiamenti, però non farci risucchiare da quella che è la realtà digitale. Vista poi da un punto di vista di un giovane adolescente, sicuramente ha dato larghe vedute. Quindi è stato un appuntamento ricco di analisi, ma anche di spunti di riflessione. Assolutamente, ma poi credo che interessante ci sono state alcune battute fatte da Francesco. Capisco che insomma non è facile stare davanti a una videocamera, per me è stato estremamente interessante perché ci ha illuminato su alcuni punti, veramente ha fatto delle battute che ci dicono poi della bontà dei nostri pensieri, cioè nel senso che di fatto il problema esiste, insomma. Francesco, che è un ragazzo, mi pare insomma, abbastanza sveglio, abbastanza presente alle sue cose, eccetera, è uno che utilizza tantissimo, no? Ma se noi immaginiamo l'utilizzo di questo di questi strumenti così, in questa maniera, in un soggetto che ha meno strumenti personali, allora, mentre il Francesco possono essere utili in qualche maniera, può utilizzarle positivamente, in altri ad esempio può fare veramente grandi danni e può incidere sulla formazione della personalità del ragazzo e della ragazza. E sicuramente poi ha dato luce su alcuni punti oscuri, quindi che la scuola deve essere maggiormente presente, creare degli stimoli, dei focus per documentare e creare il dialogo. Si conclude così la prima puntata di Psiche d'Intorni. Io ringrazio il nostro esperto, psicologo e psicoterapeuta Sandro Autovitano, il giovane Francesco Pizzi, e alla prossima. Grazie. Grazie a voi.